Caro Padre Pio, mi chiedo come mai non stai ascoltando questo cuore disperato di mamma. Caro San Pio, ti scrivo questa lettera per chiederti la grazia per un mio caro fratello che sta attraversando un momento buio della sua vita. Caro Padre Pio, tu sai quanta disperazione e quanta tristezza si respira in questa casa. Padre Santo, voi sapete il dolore che abbiamo per il nostro figlio. Questa lettera la sto scrivendo dietro richiesta di uno dei miei 5 figli. Non so chi la prende né chi la leggerà, ma ho promesso a mia figlia che avrei scritto ed eccomi qua. Le nostre angosce, le nostre sofferenze, le nostre ansie, le nostre suppliche, i nostri grazie. Bentrovati cari amici con lo speciale dedicato a caro Padre Pio anche quest'oggi, in questa prima domenica di giugno che vi accompagna questo nostro speciale in compagnia di Padre Francesco Savino qui nei nostri studi. Pace e bene, bentrovato. Buona domenica. Bentrovato anche a te, buona domenica caro Francesco, ma soprattutto bentrovati a voi cari amici, cari amiche, telespettatori di Padre Pio che siete sempre i nostri cari vicini, i nostri cari collaboratori direi di questa trasmissione che sta riscuotendo anche un discreto successo proprio perché le vostre lettere sono uno più toccante dell'altro. Beh, sentiamo cosa mi vuoi dire oggi. Padre Francesco, noi ricordiamo i nostri amici che ormai da qualche settimana a questa parte abbiamo inserito questo nostro spazio domenicale proprio per permettere ai tanti amici che ci scrivono e che ti scrivono, perché in sovrimpressione voi spesso vedete è l'indirizzo di posta elettronica caro Padre Pio @teleradiopadrepio.it oppure vedete anche il numero di l'indirizzo di Padre Francesco. Infatti sono tante le lettere che voi scrivete, alcune le leggeremo insieme alla redazione di Teleradio Padre Pio, altre cercherò di sintetizzarle al volo, leggerle e poi consegnare direttamente a Padre Francesco Savino. Come ad esempio, Padre Francesco, io non vorrei perdere molto tempo, subito cominciare con le tante lettere. Tra l'altro ci sono anche tante belle foto che i nostri amici ci scrivono, ad esempio queste, come questa bellissima famiglia stampano al computer. Avremo anche quest'oggi modo anche di dare uno sguardo su queste lettere. In particolare ti scrive Angela, che scrive: sono devota di Padre Pio, e ecco, io ti passo già delle foto che erano già allegate alla lettera di Angela. Caro Fra Francesco, sono Angela, sono devota di Padre Pio, il mio santo spirituale, il mio padre spirituale, fa parte della mia casa, della mia vita, della mia famiglia e spero di vero cuore che anche stavolta ascolti la mia preghiera. In particolare chiede preghiere e per la sua famiglia, ma soprattutto per suo figlio. Il figlio che ha lo strabismo di Venere è stato operato già 2 volte e deve essere operato una terza volta. Non chiedo niente per me, scrive Angela, vorrei solo una preghiera per le persone che amo e basta. Solo che mi dia amore. Questa è la foto di mio figlio, la allega così come ha allegato quelle altre foto. Ti prego San Pio, guarisci i suoi occhi tramite nostro Signore Gesù Cristo, se questa è la sua volontà, così sia, metto tutto nelle tue mani, anche se anche Antonio, tu lo sai quanto lo voglio bene, amalo, guariscilo da tutto e dagli pensieri nuovi, aiutalo alla sua conversione, scrive ancora, quindi riferendosi ad altri, ma in particolare ecco, chiede preghiere per suo figlio, che ha questo trasmismo di Venere. Poi leggo al volo un'altra, Angela che scrive, poi ancora, e poi man mano io te le consegno così poi tu puoi dare anche una breve risposta. Sono la mamma di Alessio, 39 anni, ha avuto 2 brutti interventi, il primo nel 2010, il secondo nel 2011, in questo periodo la ditta dove lavorava ha chiuso. Padre Pio, ti chiedo di intercedere per la sua guarigione, che possa trovare presto anche un lavoro. Non scrive chi è e chiede solo preghiere. Ecco, forse la richiesta più importante che è stata fatta è proprio quella di Angela, cioè la richiesta
per se stessi che dice così: io non chiedo altro se non ho amore, ma è la richiesta più bella, l'hai fatta per te stessa, non chiedi altro ma chiedi amore. L'amore, l'amore vero è quella forza che regge il mondo. E comunque mi hai molto commosso anche per i problemi dei tuoi figlioli che mi hai detto. Ecco, io come sempre cercherò di pregare nella mia pochezza, perciò io tante volte chiedo il soccorso della preghiera anche a voi che ascoltate, perché la preghiera ci unisce, la preghiera fatta insieme è una potenza esplosiva. Ricordate, ve lo disse anche altre volte, ho chiesto preghiera anche alle suore di clausura che mi hanno promesso di farlo e lo fanno, e anche ad altri istituti di suore, perché le richieste che voi fate sono veramente importanti e dal punto di vista umano grave, ma a Dio nulla è impossibile, se nella sua volontà tutto ritornerà come lui chiede, o come voi chiedete. Poi questa senza nome, il problema sempre, ecco, della crisi per il lavoro, ormai è diventato come una specie di tornello, perché vi dico sempre che è la cosa che mi ferisce di più, perché il lavoro è indispensabile in ogni famiglia, ognuno ha diritto al lavoro. Ma andiamo oltre, perché vedo che hai tante lettere in mano, ne arrivano tante. Approfittavo anche per, l'abbiamo già ricordato venerdì, padre Francesco, durante caro padre Pio del venerdì scorso, ecco, tu volevi anche soffermarti un po' per pregare insieme su quanto accaduto nell'Emilia Romagna, lo abbiamo fatto venerdì, ma volevi anche pregare per quel sacerdote. Ma certamente lo facciamo anche oggi, l'abbiamo fatto anche venerdì, anche oggi in questa domenica della Santissima Trinità, ricordare l'Emilia Romagna, che diciamo in certo qual modo, sia perché si trova al centro dell'Italia, ma sia perché economicamente è un po' il polmone dell'Italia. Se va in crisi, già stiamo in crisi, va in crisi il polmone dell'Italia, questa crisi aumenta ancora di più. Ma io voglio ricordare in un modo particolare il sacerdote che per salvare una statua della Madonna ci ha rimesso la pelle, diciamo, ed è morto, possiamo dire, con la Madonna tra le braccia. Anche se la cosa è tragica, però è molto bella, quasi quasi da augurare a tutti, quando arriverà il momento, ovviamente, ecco, di morire con la Madonna tra le braccia, stringendo la Madonna, la nostra cara madre che ci porta in cielo. Comunque continuiamo tutti a pregare per questa situazione tragica, perché il terremoto possa davvero finire al più presto, per queste persone possano tornare alla normalità, possano rientrare nelle nostre case, nelle loro case, un eterno riposo per i defunti, una preghiera per tutti i feriti, per tutti quelli che sono rimasti senza tetto. E allora, caro padre Pio, tu sei molto vicino a Nostro Signore, vorrei che tu gli chiedessi una grazia. Io sono un papà che soffre, un papà disperato, che ti chiede un miracolo per mia nuora, che ha 26 anni e che da 10 è affetta da una malattia rara al sangue. La tiene costretta seduta ad una sedia a rotelle. Mia nuora e mio figlio hanno una splendida bambina di un anno e vorrei tanto che un giorno mia nipote non dovrebbe spingere la sua madre seduta sulla sedia a rotelle. Caro padre Pio, vorrei da te questo grande miracolo, che un giorno mia nuora potesse camminare come lo facevo una volta. Vorrei pregarti per tante altre grazie, ma Nostro Signore Gesù sa che cosa ho bisogno, la mia famiglia. Antonio, poi ancora ti scrive padre Francesco: mi chiamo Patrizia, cresciuta sentendo parlare di te, quindi si rivolge a caro padre Pio. Ho 43 anni, sono nata nel dicembre del 68, sono una zia di due nipoti, Fabio di 34, Dario di 30 e anche il mio figlioccio di battesimo. Ho due bambine, Asia di 6, Sofia Maria Concetta di 5. Ti chiedo di pregare per Sofia, che possa crescere nella fede di Cristo e che possa sempre avere salute e tanta serenità. E mi rivolgo a te perché, come il nostro beato Giovanni Paolo II, sei devoto alla Madonna e chiedo per intercessione tua che Sofia possa sempre essere protetta dalla Vergine Santa e che Dario e Carmen possano sempre amarsi e superare tutti gli ostacoli che la vita gli ponga dinanzi. Patrizia, che ci scrive dalla Sicilia. Patrizia si è rivolta direttamente a me, ma io, come già ho detto altre volte, sono un povero uomo, ma certamente sono un sacerdote e chissà quante volte già vi ho detto che tutte le mie preghiere, anche le sofferenze, perché sono anch'io, non lo vorrei dire, un uomo sofferente, ecco, unisco alle preghiere le mie sofferenze per tutte queste situazioni che voi mi presentate, come anche quel papà di prima, Antonio, che mi parlava della nuora,
che sta sulla sedia a rotelle, il nipotino che deve, è un po' costretto a spingere questa sedia. Però ecco, ci si guadagna il paradiso anche con queste situazioni. Ecco, preghiamo perché si possono risolvere, ma preghiamo anche perché le possiamo vivere anche con una certa serenità. Ancora, padre Francesco Savino, sono Maria da Monte Rocella. Spero di aver pronunciato bene questo nome, o Monte Rocchetta forse. Un paesino di Benevento, 18 km da Pietrelcina. Ti seguo sempre su Tele Padre Pio, quando celebri la Santa Messa ascolto le tue omelie, sono bellissime, complimenti per le tue parole, mi riempiono il cuore, si sente una pace interiore e c'è Padre Pio. Vengo quasi ogni anno a San Giovanni Rotondo in pellegrinaggio, sono contenta, desideravo proprio incontrare te fra Carlo nell'ultimo pellegrinaggio, ci sono riuscita con l'aiuto di Padre Pio, abbiamo ricevuto proprio una tua benedizione, io e mio marito, c'era anche una mia amica, non ti ho potuto parlare perché doveva iniziare la Santa Messa e quando verrò vorrò incontrarti, così ti farò sapere qual era il suo problema, quindi che te ne vuole parlare personalmente, lei lo indica anche in questa lettera, semmai possiamo anche, ecco, se vuoi te la consegno. Questa lettera, poi tra l'altro, ecco Maria Costantina. Vabbè, poi se mi incontra di nuovo, questo è anche. E poi Padre Francesco, proprio riferito, ecco, sono riuscito a recuperare un'altra lettera di Aldo che ti ha incrociato nella sacrestia, scrive, il 21 marzo scorso quando per la messa del 70° di sacerdozio di padre Paolo Cuvino mi sono avvicinato chiedendogli di confessarmi, chiedendo conferma se lei fosse padre Francesco Savino. Subito dopo nella sacrestia ho spiegato chi ero, da dove venivo, ci siamo conosciuti ad Alberona tanti anni fa, organizzavamo con padre Lucio dei camposcuola, purtroppo preso dall'emozione, dal non essere invadente, dopo il nostro saluto sono andato via senza chiedere un suo recapito per rimanere in contatto con lei. Poi sia padre Pio o padre Lucio, che per puro caso hanno voluto che io guardassi Tele Padre Pio, e quindi ho recuperato il suo indirizzo e le ho scritto questa lettera, perché sarebbe un vero piacere rimanere in contatto con lei, padre Francesco. Poi chiede, oltre ad una preghiera per un suo cugino Angelo, che è ricoverato da circa 6 mesi alla casa Sollievo della Sofferenza per un brutto male, chiede ancora sia preghiere per lui e per la sua famiglia, però vorrebbe sapere anche delle informazioni sul testo, sul tuo testo, sul tuo libro, padre Francesco, L'astro del Gargano. Voleva sapere se questo testo è anche distribuito a Roma, perché è la città dove vivo, e poi ti saluta caramente Aldo. Beh, i miei libri è che non sono di grande tiratura, in qualche libreria ci può anche essere, infatti in qualcuna c'è, però è un po' difficile trovarlo. E effettivamente, non perché l'ho scritto io, l'abbiamo detto anche altre volte, ma per le cose narrate, quindi anche perché il protagonista è proprio padre Pio, mio padre, che tra i santi uomini che hanno girato attorno a padre Pio, è un libro che è andato a ruba, e infatti stiamo già preparando la ristampa. Però se tu lo vuoi chiedere, sarebbe forse meglio chiederlo proprio direttamente qui a San Giovanni Rotondo, e Francesco, il nostro curatore di questa rubrica, potrebbe dare il numero, perché io non me lo ricordo, insomma. Sì, fare riferimento a Voce di Padre Pio, alle edizioni Padre Pio da Pietrelcina, per chiedere in particolare questo libro che si chiama L'astro del Gargano, scritto proprio da padre Francesco Savino, che racconta, appunto, come tu ci raccontavi, tanti piccoli aneddoti legati alla vita della tua famiglia con padre Pio da Pietrelcina. Bisogna fare riferimento al nostro centralino, anche chiamando il nostro numero di telefono 0882 41 83 80, oppure direttamente il centralino di Voce di Padre Pio 41 83 11, quindi sempre preceduto da 0882, oppure fate riferimento ai nostri siti internet e di Teleradio Padre Pio, oppure di Voce di Padre Pio, e quindi lì potrete recuperare numeri o quant'altro, informazioni per chiedere del testo di padre Francesco Savino. Ma in particolare noi abbiamo anche il recapito di Aldo, se non sbaglio anche l'indirizzo di posta elettronica, sì, Aldo ha inserito anche l'indirizzo di posta elettronica, lo contatteremo, così gli possiamo dare maggiori informazioni per come ricevere a casa il libro L'astro del Gargano. Tra l'altro ci dà lo spunto Aldo per riparlarne, tanto proprio perché sappiamo che c'è la ristampa di questo libro, padre Francesco, sì, appunto, sì. Che è andato veramente a ruba.
E allora, caro Padre Pio, sono una mamma di due bambini, Tommaso e Raffaele, sono tanto desiderati. Ecco, io non leggo mai i nomi, perché al termine delle lettere a volte scrivono di non citare il nome. Allora leggo il nome soltanto al termine, quando ho letto tutta la lettera. Sì, è meglio. Così ricordo anche io di più, sì. Se mi devo rivolgere direttamente. Sono stati tanto desiderati, il Signore me li ha donati. Voglio arrivare al dunque. Il secondo bambino, Raffaele, ha un piccolo soffio cardiaco. Quando mi è stato comunicato mi è crollato il mondo addosso, non me lo aspettavo, ho pianto tanto. Dopo 2 mesi di nascita abbiamo eseguito ancora un altro tipo di controllo. Ecco, Padre Pio, ti chiedo di intercedere su questo bambino e lo chiedo di cuore. La signora Anna ci ha scritto. E poi ancora ci scrive, ecco qui, caro padre Savino, l'ho vista in televisione e le scrivo una preghiera speciale, umile e piena di speranza, al caro padre Pio, che lui già sa. Raccomando me stessa, il figlio che è giovane ed ha i suoi problemi di vita, ed il marito che abbia ad aprire gli occhi a Dio e diventare buono, ed in famiglia meno aggressivo verso di me, che sono la moglie. Dopo anni di sofferenza, di sfoghi, ci sia la pace e la concordia, la salute, e bisogna stare uniti. Le scrivo avvilita, ma non cesso di pregare durante la messa e fare anche la comunione. Grazie di cuore, non dica in TV il mio nome. Ecco, proprio per questo non diciamo il nome della signora. Allora, cominciamo anche da questa anonima, giustamente non vuole che si dica il nome, perché i problemi sono davvero molto ma molto delicati. Questa sembra della mancanza di pace nella famiglia, aggressività, sono problemi che sono quasi quotidiani in tante famiglie. Non tutto viene a galla, non tutto si sa, qualcuno ha il coraggio di dirlo. Mi raccomando, cercate di usare tanta delicatezza nelle famiglie, nei rapporti, perché è davvero indispensabile la concordia, la serenità, perché se si distrugge questa cellula fondamentale della società, che è la famiglia, e tutto va davvero a rotoli. Poi c'era anche l'altra lettera di Anna che aveva un problema al cuore, il figlio. Il problema al cuore, il figlio, anche questo è un altro problema che intenerisce molto, anche perché è un bambino. Ma coraggio, non disperiamo, siamo tutti nelle mani di Dio. Padre Francesco, sono Carmen, la mamma di 3 ragazzi, le scrivo per un aiuto. Ho sempre pregato tanto, sono sempre stata devota di San Pio. Purtroppo la mia è una famiglia disperata, c'è stato sempre odio tra la mia famiglia d'origine e quella di mio marito, tanta ignoranza, i miei figli hanno sempre sofferto. Ora il primogenito è depresso, la seconda figlia, che da anni dice di essere atea, ha problemi, soffre di disturbo bipolare, è stata ricoverata in reparti psichiatrici. Vuole sempre scappare di casa, io sono costretta a stare a casa con lei per controllarla. L'ultimo figlio è un bravo ragazzo, ma soffre molto per questa situazione. Purtroppo tra di loro non c'è amicizia, affetto, solidarietà fraterna, ma molta invidia, indifferenza. Anche mio marito è disperato tanto, che a volte dice che non ce la fa più a lavorare. Tempo fa ho sognato il mio sacerdote, il quale mi diceva che i miei figli stavano male perché io avevo una maledizione addosso, non so se è vero. Ti prego, padre, aiutateci, vi supplico, portate sulla tomba di padre Pio questa lettera. Sono sola, aiutatemi. E poi volevo aggiungere anche, padre Francesco, sullo stesso stile di questa lettera. Io avevo già appena letto questa lettera di Rosa, ora non ricordo il nome della signora. Reverendo padre Francesco, la mia lettera è diretta a lei perché insieme a tutti i suoi confratelli mi aiutate con la Santa Messa. La mia famiglia è stata decimata da messe nere ricevute da mio marito e i miei 6 figli, che sono tutti deceduti. Sono rimasta sola con un figlio, andrebbe esorcizzato, ma non ci crede. Io chiedo a voi e a tutti i vostri confratelli di celebrare infinite messe, liberando i miei figli defunti e mio marito. Grazie, possa ritornare la pace tra me e mio figlio Roberto, un odio atroce verso di me che mi sta distruggendo. Vi ringrazio. E poi ancora scrive, era bravo, era capo scout Roberto, ora non c'è freno al suo malvagio agire con le messe nere, c'è l'abisso, mi odia profondamente, mi ha fatto internare 3 volte, nonostante io abbia certificati medici lusinghieri. Sì, questo è quello di prima, ecco, pongono dei problemi veramente gravi, questa, addirittura queste delle messe nere, ma lo sappiamo che
è una piaga veramente grave che esiste purtroppo in Italia e soprattutto in alcune zone che non vorrei neanche per rispetto nominare. Ecco, si fa tanta fatica a credere in Dio buono, Dio amore, Dio che dà la vita, Dio che muore per noi, Dio che ci ha creati e poi si diventa devoti, letteralmente devoti di Satana e Stefano delle Messe Nere. Abbiamo saputo anche negli anni scorsi, ecco, proprio che ci sono proprio delle sette, dei devoti di Padre Pio, c'era un termine che adesso mi sfugge, ma è meglio che non lo diciamo neanche, in seguito al quale, ecco, sono successi anche tanti omicidi, e questa è una testimonianza davvero agghiacciante e terrificante. Certamente noi preghiamo, ecco questa intenzione di cui si parla qui avrà certamente la precedenza in tutte le nostre messe che già celebriamo, in tutti i nostri rosari, le sofferenze che abbiamo anche noi, le offriamo perché questa piaga possa essere debellata. Crediamo di più nell'amore, come diciamo anche poco fa, l'amore vero, l'amore con la lettera maiuscola che è Dio, perché è l'amore che salverà il mondo. Invece Satana è il simbolo dell'odio, il simbolo di colui che vuole distruggere l'umanità. Comunque volevo anche dire, ecco, all'altra signora di cui non ricordo il nome, che ha fatto un sogno che il parroco gli diceva che fosse tutti questi mali erano per una maledizione, ma questo fosse meglio non credere tanto, perché i sogni sono sogni, non andiamo dietro ai sogni, ma per sicurezza è sempre bene farsi benedire, pregare, perché la benedizione è importante, farsi imporre anche le mani sulla testa, ecco, dai sacerdoti, lo disse anche in un'altra occasione, perché è un gesto davvero di capitale importanza a cui Gesù annetteva un valore enorme, perché lo disse espressamente: imponete le mani ai malati e questi guariranno. Bene, padre Francesco, ho raggruppato tre lettere che sono abbastanza brevi, allora leggiamo entrambe. La prima, tutte e tre, di Antonio. Caro San Pio, tu che sei in Gesù, ti supplico umilmente, accogli la mia preghiera. Io non merito tanto, ma Gesù misericordioso ti ascolterà. Desidero tanto la pace e l'amore tra gli uomini. Ti prego di chiedere al nostro Dio Altissimo di consolare gli afflitti, realizzare chi è caduto. Io vivo con tanta tristezza nel cuore, spero tanto l'intercessione di Padre Pio che vada per sempre posto alla gioia e all'amore che solo Dio Padre può donare. Caro Fra Francesco Savino, cari frati, vi imploro di innalzare questa preghiera. Antonio. Poi, caro Padre Pio, ho bisogno del tuo amore e del tuo aiuto, sono una tua devota, Antonietta, mio marito e mio figlio, siamo una famiglia molto unita ma sfortunata con la salute. Mio figlio soffre di disturbi psichici ed è in terapia. Mio marito alcuni mesi fa è stato in ospedale, ma tutto si è risolto bene, ora è in cura, e anch'io 2 anni fa ho tribulato con la ginecologia, però fino adesso sto meglio, prego sempre in fede Maria Antonietta e famiglia. E poi Valeria che scrive: sono un assistente che lavora con i bambini disabili nelle scuole, le maestre con cui lavoro sono i miei angeli custodi, perciò ti chiedo di mettere sotto la sua protezione queste maestre, in particolare ti chiedo una guarigione, la guarigione della maestra Maria Grazia, che si trova ricoverata presso il complesso policlinico Gemelli di Roma per una sospetta neoplasia allo stomaco. Ti prego tutte le sere con il rosario durante la trasmissione di Telepadre Pio, che seguo con tanto interesse. Valeria. Beh, cari Antonio, Antonietta e Valeria, anche voi, i problemi, diciamo così, che sono quasi costanti in queste lettere, li avete anche voi, ma io brevemente, così diamo anche lo spazio per poter leggere tante altre lettere, brevemente vi dico: non disperate, unitevi anche voi alle nostre preghiere, e quando voi seguite in diretta per Teleradio Padre Pio, quando mi reco alla tomba di San Pio per pregare e porre le vostre lettere sull'urna, cercate di seguirmi e pregate intensamente anche voi. Ed anche quest'oggi, Padre Francesco, terminiamo qui questo nostro appuntamento domenicale con caro Padre Pio, questo speciale. Ti ringraziamo soprattutto per la tua disponibilità e ringraziamo tutti coloro che hanno scritto chiedendoti di porre tutte queste lettere, così come fai già il martedì e il venerdì settimanalmente, anche la domenica, di portare tutte queste preghiere, queste suppliche, anche questi grazie che abbiamo letto a Padre Pio sulla sua tomba. Vedi come vedi, le lettere sono sempre di più, il lavoro per noi aumenta, ma ti devo dire anche che siamo contenti, perché
E dobbiamo lavorare per il regno di Dio, per tutti i devoti che ci scrivono, che chiedono per preghiere, e anche se ci costa un poco lo dobbiamo fare. Allora vi ricordate come io faccio la domenica, ormai è diventata anche questa una costante, non porto la cartella blu, perché quella riserviamo a martedì e venerdì, però nella mia pettorina vicino al cuore inserisco tutte queste altre vostre lettere. Però mi dovete seguire, perché io poi non è che finisco qui nello studio di Francesco, no? Mi piacerebbe avermi sempre qua, no? Ma io devo andare, vado in convento e porterò anche queste lettere sulla tomba e lì continuerò a pregare per voi. E anche voi unitevi nella preghiera, l'ho detto altre volte, la preghiera ha forza se anche voi pregate, non tanto per le vostre intenzioni, ma per le intenzioni di tutti i sofferenti del mondo. Grazie Padre Francesco, grazie ai nostri amici e buona domenica a tutti voi, buona domenica Padre Francesco. Grazie anche a te e buona domenica anche da parte mia. Caro Padre Pio, mi chiedo come mai non stai ascoltando questo cuore disperato di mamma. Caro San Pio, ti scrivo questa lettera per chiederti la grazia per un mio caro fratello che sta attraversando un momento buio della sua vita. Caro Padre Pio, tu sai quanta disperazione e quanta tristezza si respira in questa casa. Padre Santo, voi sapete il dolore che abbiamo e che abbiamo fino a lui. Questa lettera la sto scrivendo dietro richiesta di uno dei miei 5 figli. Non so chi la prende né chi la leggerà, ma ho promesso a mia figlia che avrei scritto ed eccomi qua. Le nostre angosce, le nostre sofferenze, le nostre ansie, le nostre suppliche, i nostri grazie.